Ciao a tutti! Vi ricordate di me? Sono Prezzemolo, l'amico che avete conosciuto a Gardaland! Vi siete divertiti nel parco divertimenti numero uno in Italia? Sono sicuro di sì e so che ci rivedremo di nuovo! Ogni anno ci sono nuove attrazioni da vedere, spazi verdi più grandi e più ricchi di fiori e di piante. E poi gli spettacoli e tante, tante sorprese! Come quelle capitate all'agente Zero, un mio amico che forse avrete visto anche voi nel parco. Doveva fare un viaggetto e invece... Agente Zero? Agente Zero? Qui è la base, si metta in contatto, prego. Qui è Zero, base, sono collegato. Rispondete. Siamo pronti per il test finale. Si porti in zona lancio. Roger. Base, sono in zona. Agente Zero, ora sarà sottoposto al test Blue Tornado. Seduta, in assetto. Si tratta di un test di resistenza all'accelerazione. Torpetto in assetto. Le sue funzioni vitali saranno portate a livelli estremi. Blocco di sicurezza in assetto. Cerchi di resistere. Agente Zero pronto al lancio. Go! Fase 1, battito cardiaco regolare. Velocità 170 orari. Cuore 220 battiti. Velocità 400 orari. Pressione d'impatto 200 atmosfere. Velocità Mach 1. Battito cardiaco ai limiti. Funzioni vitali al limite. Test Blue Tornado ultimato. Ottima prestazione, Agente Zero. Complimenti. Agente Zero, qui è il comandante K che ti parla. Buongiorno, signore. Il tuo addestramento è finito. Ora sei pronto ad entrare in servizio. Sì, sono pronto. Prepararsi all'attivazione della navetta spazio-tempo. Quello che vedi è un veicolo capace di viaggiare nello spazio e nel tempo. Nel tempo, signore? Com'è possibile? Secondo i nostri scienziati è possibile anche tornare nel passato. E tu la collauderai. Bene, signore. Allora in posizione, Zero. Preparati a partire. Premi il pulsante alla tua sinistra. Ora rilascia il pulsante e partirai per la destinazione assegnata. In bocca al lupo, agente Zero. Zero dunque viaggerà nel tempo su quella navetta. Ci riuscirà? Ma... Anch'io mi sto muovendo. Sono nella teleferica di Gardaland. E guardate che panorama! Da qui si domina tutto il parco. Accorti di quanto è vasto? Per i bambini c'è un mondo fatto di tanti spazi. E ognuno li vede con gli occhi della sua fantasia. E poi giocano e si divertono! Ed eccoci qua, nel villaggio dei miei amici elfi. Ciao, bambini! Bene! Allora, andiamo a cercare l'agente Zero! Schiaccia qui, premi là... Ma non mi hanno dato la destinazione. E ora dove sarò finito? E poi...
futuro, passato. Per quanti anni avrò viaggiato? Forse lassù capisco dove sono. Ma quella è la Valle dei Re. E quelli sono egizi veri. Ma se sono veri, allora ho viaggiato per almeno 5.000 anni. Andiamo a dare un'occhiata. Sono all'interno del tempio del faraone. È incredibile. I dipinti sono ancora intatti. È bellissimo. È il corredo del faraone. Tutti i suoi oggetti. Ci sarà anche il suo tesoro. Qui non c'è. Oro! Gioielli! E se prendessi qualcosa? Questo! Infedele! Hai preparato la tomba del faraone! La mia ira ti colpirà! Pagherai per aver violato il mio re! Ok, ok, te la pago! Carta di credito o bancomat? Fatti vedere, ci mettiamo d'accordo! Accidenti, sei proprio arrabbiato! Meglio darsela a gambe! E adesso come faccio a far partire questa dannata navetta? Base! Base, rispondete! Proviamo e speriamo di aver fortuna. Zero spera nella fortuna? Ma con tutte quelle maledizioni? Per me invece andrò ancora in viaggio e a lungo! Dove finirà la navetta? Ma dove siamo? Sì, nella giungla del safari africano di Gardaland! Ci sono gli animali, una natura selvaggia, i fiumi! Sì, tutto quello che cerca un esploratore! E dove si arriva seguendo il fiume? Eccoci qua! Siamo nel Souk arabo! Negozi, spettacoli, acrobati e danzatrici! Sembra una città delle mille e una notte. Dove eravamo rimasti? Ah, già! Alla gente zero! Voleva tornare ai giorni nostri. Ma potrebbe anche aver sbagliato. Andiamo a scoprirlo. Eh? Ma non staranno già facendo effetto le maledizioni del faraone? Ah, oh, là c'è un ponte. Voglio proprio vedere dove sono capitato ora. Uè! Il Far West! Ma quello è il saloon! È l'emporio! È un villaggio di frontiera! Cowboy! Indiani! Ma questi sono veri! Fanno sul serio! Meglio che me la fili! E adesso che faccio? Proverò con un altro numero. Se ci riesco, me li gioco all'otto. Oh. Succede qualcosa? E mentre Zero continua a vagare nel tempo, io vado al Pala Blu. Lo spettacolo dei delfini e dei loro amici è da godere ogni volta! Belli gli amici animali, vero?
dimenticavo, ci sono anche i pappagalli. Lo so, avete piume dai colori bellissimi. E adesso... Oh, già! Zero! Lo avevamo lasciato davanti ad un castello nel Medioevo, tra dame e cavalieri. Sarà ancora lì? Ha inizio il torneo di Camelot. I prodi cavalieri si preparino alle armi. Scende ora in campo il cavaliere rosso. Beh, con questa specie di divisa non dovrei dare nell'occhio. La portano quasi tutti quelli che girano armati. E poi il blu mi slancia. Il cavaliere nero ha sconfitto anche il cavaliere rosso. Per il prossimo assalto si prepari il cavaliere blu. Ma perché mi guardano tutti? E io che c'entro? Cavaliere blu, che aspettate? Tocca a voi. Dite a me? Non c'è nessun altro cavaliere con addosso una tuta blu in tutto il torneo. Prendetelo! Amici? Amici! Amici? Amici! Lasciatemi! Che brutto! Grazie! Coordinate 567 e tornerete alla base, è tutto chiaro? Cosa c'è? Hai sentito qualcosa di strano? Povero Zero! Avete visto però che spettacolo? Ma non c'è bisogno di tornare indietro nel tempo per assistere a spettacoli così suggestivi! Voi lo sapete, li avete già visti a Gardaland. In ogni angolo, in ogni piazza, ce n'è uno. E adesso torniamo da zero. Innanzitutto vi do una buona notizia. È partito dal Medioevo e lo ha preso a bordo l'equipaggio di una nave. Era un veliero carico di corsari. Guardate. Ci mancavano solo i corsari. Finirò in pasto ai pesci cani. Io qui giù a marcire e loro di sopra a fare baldoria. Ormai è finita. Signore, i corsari vogliono gettarvi in mare. Siete venuto ad esaudire il mio ultimo desiderio. Ma no, che dite? Sono venuta per aiutarvi. Grazie, ma perché fate questo? Da sola non ce la posso fare. Ho bisogno dell'aiuto di un uomo. Di un uomo forte, coraggioso. E magari anche carino. Sono l'uomo che fa per voi. Andiamo. Ma come siete finita in prigione? È una lunga storia. I corsari mi hanno catturato mentre ero sulla mia navetta. È la nave che è arenata sulla spiaggia dall'altra notte. La nave? Ah sì, la nave. Sapete arrivarci? Sì, dobbiamo raggiungere l'isola con la barca. Forza, andiamo. Siamo arrivati. Presto, salite. Fate attenzione. Non possiamo incagliarci. Non preoccupatevi. Ho superato il corso di sopravvivenza. Ma non vi ho ancora ringraziato per avermi liberato. E non ci siamo ancora presentati. Gli amici mi chiamano Zero. Io sono Elisabetta. Che mano forte che avete. E voi avete una mano
delicata e calda, come il vostro cuore, spero. Impudente. Orsù, andiamo. Non si vede nulla con questa nebbia. Dove siamo? Nella palude. Il tesoro! Oh no, tesori, Betty, non parlarmene, ne ho già avuto abbastanza per oggi. Oh, Zero! Siamo salvi! Elisabetta, io con te andrei su in cielo e sotto i mari. Siamo già sotto il mare. Ah, meraviglioso. Ecco il relitto! Bene! I corsari! Devo andare! Vi prego, portatemi con voi! Non posso! Vi prego, salvatemi! Non posso, devo andare! Agente Zero, vi prego, salvatemi! Sono un soldato in missione, non posso. Allora addio, Agente Zero. Addio, Elisabetta. E chissà ora dove andrò a finire? Noi invece andiamo su e giù per le rapide del Colorado! Via! E poi via! Ancora altri giri sulle Kaffetassen! Sul Magic Mountain! E sulle altre attrazioni di Gardaland! A Gardaland può provarle tutte le volte che vuole. E ora andiamo a cercare Zero. Agente Zero chiama base, agente Zero chiama base, rispondete. Passo. Bentornato, agente Zero. Temevamo di avervi perduto. So che ha avuto dei problemi con la navetta, ma vedo che tutto è andato per il meglio. Sono tornato, signore, e vorrei fare rapporto. Molto bene, Zero. Avete fatto un ottimo lavoro. Ma abbiamo ancora bisogno di voi. Si diriga alla zona 7. Attenzione. Infiltrazione di un organismo alieno. Abbiamo un'emergenza alla zona 7. Sembrano forme aliene. Infiltrazione Zero, si prepari ad intervenire. Controllo cosmico. Agente Zero a base, mi dirigo alla torre di lancio. Faccia presto, la situazione è critica. Confermata presenza aliena in zona 7. Stanno cercando di raggiungere la rampa di lancio. Base, cercherò di bloccarli all'interno del tunnel. Troppo tardi, Zero. Hanno già raggiunto la base della torre. Devo arrivare ai comandi centrali! Non faccia partire la navetta, ad ogni costo! Base, ci sono, ho trovato i quattro comandi! La rampa è pronta per la fase ascendente! Base, mi servono dati! Livello 280. Partenza, tenetevi pronti. Attenzione. 10 metri, faccia presto. Organismo alieno. Dalla sonda 7 allo spazio. 20 metri. Infiltrazione di alieni nel sistema di controllo cosmico. 30. Siamo in presenza di un'invasione di alieni dai... 40. Pronti al lancio. 7, 6, 5, provi la funzione Space Vertigo. Funzione Space Vertigo. In atto. Complimenti, Zero. Missione compiuta.
La base è salva e la compagnia ti ha assegnato una fantastica licenza premio. Preparati ad essere teletrasportato. Elisabetta, chissà che ne sarà stato di te. Agente Zero, rispondete. Sono in ascolto, signore. Ci sono ordini? No, volevo assicurarmi sulle vostre condizioni. Tutto bene? Ma sì, abbastanza bene, signore. Cosa c'è che non va? Non lo so, da quando sono tornato ho qualcosa, come un blocco, signore. Vi manderò uno specialista. Sì. E godetevi la vacanza, agente Zero. Grazie, signore. Zero! Amore mio! Ma cosa è successo? Ora ho tutta la vita per spiegarti. Ma dove eravamo rimasti? E tutti vissero felici e contenti, come in una bella favola. Ma quella dell'agente Zero è una fiaba che solo a Gardaland si può raccontare o addirittura vivere. L'antico Egitto e la Valle dei Re. Il villaggio del West. Il torneo medievale. L'isola dei Corsari. Sono tutti i mondi di Gardaland! E per i ragazzi, emozioni da brivido con Blu Tornado e Space Vertigo! E l'ultima novità, Jungle Rapids, una fantastica avventura nella giungla alla scoperta di luoghi esotici ricchi di mistero. Da Gardaland, dai suoi mondi e da tanti amici che solo qui puoi trovare. Parola di Prezzemolo! Ciao!